Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 6. Mi svegliai nel cuore della notte a causa del forte temporale. Mi girai verso la sveglia, le 4:57. Per via dei tuoni non riuscii a dormire nuovamente. Accidenti, che sfiga! Decisi di andare in bagno, mi feci un caldo e rilassante bagno. Che bello, ci voleva proprio. Poi andai in cucina e iniziai a preparare la colazione. Mentre cucinavo, pensai a come sistemare le cose con mia moglie e con mia figlia. Infine decisi di fare le cose in grande, comprare un cane a mia figlia. Adora tanto i bulldog francesi e invece mia moglie adora tanto i pitbull, quindi glielo prenderò pure a lei. Andai in sala ed accesi la TV. Guardai il mio programma preferito, D-Max. Che bello, c'è Cacciatori di fantasmi. Ah, se lo adoro questo programma TV. Si fecero le 10:30 del mattino e dalla scala vidi scendere mia moglie e mia figlia, quindi mi recai da loro a salutarle. Ciao amori, come state? Ciao amore, tutto bene, grazie. Ciao papi, sì, tutto bene, dai. Volete che vi faccio la colazione? No amore, tranquillo, ci penso io, almeno mi sveglio un po'. Va bene, vado a fare delle commissioni. Papi, posso venire con te? No amore. Tranquilla, torno per mezzogiorno. Uscii di casa ed entrai in macchina. Dovevo farle felici, volevo ricucire la famiglia che precedentemente ho trascurato. Mi recai alla città degli animali, quanti cuccioli, magari prenderli tutti. Buongiorno signore, ha bisogno di aiuto? Sì, grazie, vorrei comprare due cuccioli di cane. Razza? Un bulldog francese e un pitbull. Perfetto. Venga a scegliere pure quelli che preferisce. Entrai nella prima casetta dei bulldog, troppo belli, ho l'imbarazzo della scelta. Alla fine decisi con molta, ma molta fatica, quello nero con una chiazza bianca laterale sul muso. Ecco, scelgo questo. Ah, perfetto. Credo che Teo starà benissimo nella sua famiglia. Teo, che bel nome. Ora venga a scegliere il pitbull. Va bene, dove metto Teo? Lo mettiamo un secondo nel trasportino. Entrai nella casetta dei pitbull e sempre con molta, ma molta fatica ne scelsi una tutta marroncina. Ottima scelta, Perla è molto socievole, si troverà bene con voi. Bel nome. Senta, la vede quel cane laggiù? Scrutai bene lo sguardo e vidi un cane tutto rannicchiato, pieno di cicatrici. Era un incrocio tra un bassotto e un pincher. Lei è Kelly, è randagia. E l'ho trovata fuori dalla porta del negozio, mal ridotta. Era magrissima e piena di sangue. L'avranno picchiata e gli avranno fatto fare dei combattimenti per essere in quello stato. Tutti quelli che vengono non la guardano neanche, ma io spero tanto che possa trovare una vera famiglia. Povera, ma quanto costa? 300. Allora, Teo, Perla e Kelly, quanto mi vengono in tutto? 1900. Perfetto. Mi dia pure tre cucce, tre ciotole per il cibo, tre per l'acqua, tre guinzagli e tre collari. Ma sì, dai, anche 12 giocattoli, almeno si sentiranno a loro agio. E una decina di sacchi di crocchette, 5 alle verdure e 5 al manzo. Oddio, perfetto, grazie mille per il gesto che sta facendo per Kelly. Si figuri, è brutto non avere una famiglia che ti stia accanto. Andai alla macchina, aiutato dalla commessa, e quando misi tutto quello che comprai, andai a casa. Eccomi qui. Per favore, venite fuori dalla porta con gli occhi chiusi e le braccia in avanti. Devo darvi delle cosucce. Va bene, dissero mia moglie e mia figlia. Uscirono fuori, chiusero gli occhi e misero le braccia in avanti. Prima avrei dato il cucciolo di bulldog a mia figlia. Sara, non sbirciare, eh? No, papi. Presi il cucciolo e delicatamente glielo misi nelle braccia e lei di scatto aprì gli occhi. Oddio, papà, è stupendo! Grazie mille, ti voglio bene! Figurati, piccola, lui è Teo.
Oddio, come lo chiameretto a farlo vedere a Giulia? Non ci feci caso a quello che aveva detto. Non volevo rovinare questo momento. Amore, rimani con gli occhi chiusi. Sì, amore. Presi Perla e la misi nelle braccia di mia moglie. Oddio, amore, è stupenda! Grazie di cuore, ti amo. Figurati, piccola. E infine presi Kelly e la coccolai. Lei è Kelly. Stupenda. Misi Kelly in casa e sistemai le varie cose che avevo preso al negozio. Mentre andai in camera di mia figlia, con Kelly in braccio, sentii una conversazione strana.